Abbiamo visto nel precedente tutorial come colorare delle ciocche dei capelli o renderle più chiari o più scuri. Ora vediamo invece come cambiare completamente colore a tutti i capelli usando anche più tecniche. Cominciamo subito, intanto abbiamo, vedete, il nostro sempre livello di sfondo, lo copiamo, CTRL J, e su questo nuovo livello adesso creiamo la selezione dei capelli. Non vi spaventate, per selezionare i capelli esistono varie tecniche, oggi ne impariamo una, poi nel prossimo tutorial vedremo anche altre tecniche. Cominciamo e prendiamo lo strumento selezione rapida, ci avviciniamo e cominciamo a selezionare. Vedete, intanto però dobbiamo attivare questo bottone che aggiunge alla selezione. Aumentiamo anche il nostro pennello, la misura del nostro pennello, vedete? Aumentiamo qui la visualizzazione della nostra immagine e cominciamo a selezionare i capelli. Partiamo da qui sopra in alto, guardate, selezioniamo la parte centrale dei capelli. Non ci avviciniamo troppo, cioè lasciamo perdere questi capelli sottili esterni, lo vediamo poi dopo. Andiamo solo qui, vedete, facciamo questa parte qui. Guardate, adesso qui ho selezionato anche la fronte, a questo punto mi avvicino, poi premo il tasto Alt, il mouse invece di essere un più diventa un meno, e deselezioniamo, vedete, sottraiamo la selezione. Perfetto, adesso andiamo ancora qui. Andiamo tutta questa parte, ci spostiamo. Andiamo anche qua sotto. E anche qui. Poi vedete, adesso spostiamo un attimo. Se spostiamo di qua. E vedete qui ho esagerato, quindi ci avviciniamo. Sempre col meno, vedete? Tasto Alt. Togliamo, sottraiamo la selezione. Anche questa parte qui, andiamo a vedere se possiamo aggiungere un po', ecco, poi anche qui possiamo aggiungere anche questa piccola parte, ci spostiamo, vediamo qui, qui vedete, aggiungiamo un po'. Vediamo di togliere anche questa piccola parte qui, così, non vi preoccupate, ho detto poi sistemiamo dopo, ecco, direi che così può andare. A questo punto, vedete, andiamo migliore a bordo. E qui, intanto, selezioniamo raggio avanzato, poi aumentiamo il nostro raggio. Vedete come aumenta il raggio che abbiamo selezionato, lo portiamo 8, circa 8, vedete? E poi guardate, col nostro pennello andiamo, vedete, pitturiamo la parte vicina ai capelli, selezioniamo la parte vicina ai capelli e Photoshop aggiunge, vedete, le parti, anzi ci avviciniamo così vediamo meglio, andiamo qui, clicchiamo, ci spostiamo, riprendiamo il nostro pennello, vedete come piano piano aggiunge guardate, vedete, anche quei capelli un po' più sottili. Andiamo anche qua, se riesco ad aggiungere anche questi, sì. Ecco, vedete. Un po' alla volta, un po' di pazienza. Vediamo se qui ce li aggiunge, anche qui. Sì, insomma direi.
questi ciuffi. Spostiamo un attimo, vediamo anche qui. Guardate, vedete come ho aggiunto anche questo ciuffo. Qui secondo me, ecco qui, vedete, ce ne sono ancora. Tutti questi capelli più sottili, poi ci avviciniamo anche qui. Qui vedete, e anche qui. Perfetto, adesso andiamo a vedere la nostra maschera. Quindi a questo punto possiamo salvarla, però facciamo anche prima l'altro intervento. Dunque, decontamina colori, vedete, lo selezioniamo, guardiamo il prima, vedete, e il dopo, alziamo però il nostro fattore e poi guardiamo nuovo livello con maschera di livello, creiamo quindi un nuovo livello con la maschera, premiamo ok, ecco qui che abbiamo creato un nuovo livello, vedete, con la nostra maschera. Premiamo Alt e clicchiamo sulla maschera e vediamo, guardate, la selezione diciamo che è abbastanza buona. Adesso dobbiamo solo intervenire qui dentro, vedete, e a questo punto possiamo prendere, guardate, lo strumento scherma, poi scegliamo luci, passiamo però l'esposizione, facciamo un 35, proviamo prima con 35, vedete, forse è troppo. Facciamo un 28, vediamo. Vedete che facciamo diventare più bianca la parte bianca. Anche qui i capelli. Spostiamo un attimo. Anzi, ci avviciniamo. Ecco, direi che una volta fatta la parte interna possiamo aumentare un po' più il pennello, però un po' più grande, così facciamo prima. Andiamo a vedere se ci sono altre parti. Qui invece vedete dobbiamo usare invece lo strumento brucia, che fa esattamente l'inverso, cioè andiamo per esempio qua nella parte più scura, lasciamo mezzi toni, vediamo questa esposizione, vedete, togliamo un po' queste parti in più con lo strumento, vedete, brucia e scherma. Non andiamo a intaccare con scherma, non andiamo, con brucia non andiamo a intaccare la parte bianca, vedete, andiamo solo a intaccare la parte più scura. Ecco. Facciamo un po' di lavoro di pulizia, vediamo qui, ci avviciniamo. Ecco, togliamo via queste parti. Perfetto, ora andiamo a vedere, applichiamo il nostro livello, lo visualizziamo e direi che la nostra maschera è creata. Ora duplichiamo questo livello con la maschera, poi vedete, togliamo l'occhiello quello sotto e adesso vediamo, come abbiamo visto nel precedente tutorial, assegniamo un metodo di diffusione a quello superiore, mettiamo scolora, vedete come abbiamo schiarito tutti i capelli, però abbassiamo un po' l'opacità, ecco, guardate, tra il prima e il dopo,
Poi invece quello sotto, vedete qui abbiamo usato il metodo scolore, qui invece facciamo moltiplica. Guardate invece come abbiamo scurito stavolta i capelli. Ora invece vediamo di cambiare colore totalmente ai capelli usando più tecniche. Quindi andiamo al livello sopra e qui intanto deselezioniamo i due livelli, così non si vedono sotto, e poi creiamo un livello di regolazione, tonalità e saturazione. Però copiamo la maschera naturalmente da sotto a sopra, vedete? Premiamo il tasto Alt, portiamo sopra, diciamo di sì, e copiamo la maschera. Torniamo sulla nostra regolazione di tonalità saturazione e qui vedete possiamo naturalmente variare la luminosità, la saturazione, la tonalità e trovare il colore come abbiamo visto in precedenza, quello che più, vediamo un po', direi così, aumentare, ecco qua, vedete, e trovare un colore adatto. Se volete un colore più scuro, vedete, andiamo a vedere, dunque, andiamo a fare, alziamo così e vediamo di trovare, guardate, ecco qua, abbiamo trovato un colore un po' più scuro. E viceversa, se vogliamo invece invecchiarla, guardate, portiamo a zero e qui vedete, aumentiamo la luminosità per rendere i capelli un po' grigi. Adesso che ci siamo divertiti, invece troviamo, vediamo un'altra tecnica per colorare i capelli in modo molto preciso. Lo vediamo, vedete, in questa prova che ho già fatto prima. Allora, togliamo via tonalità e saturazione, vedete, e qui, guardate, ho creato un colore riempimento quasi nero, poi ho applicato la maschera, poi, vedete, ne ho creato una un po' più chiara, sul marrone, vedete, e anche qui ho applicato la maschera, e poi, naturalmente, adesso vi faccio vedere che andando sul colore, vedete, io posso variare a seconda della tinta scelta variare il colore dei capelli. Comunque adesso lo vediamo nell'altra immagine, vediamo un po', torniamo, poi selezioniamo il nostro livello e a questo punto dobbiamo creare, vedete, una tinta unita e scegliamo un colore, vedete, nero, quasi nero. Andiamo qui, prendiamo OK, copiamo sempre la nostra maschera, naturalmente, diciamo di sì, e applichiamo però metodo diffusione luce soffusa. Poi deselezioniamo il livello sottostante, guardate, e ora, dopo aver creato questo, creiamo un altro, sempre, tinta unita, scegliamo però, vedete, un marrone, lo sistemiamo poi dopo, copiamo sempre la nostra maschera, diciamo di sì, e qui invece applichiamo il colore e guardate, abbiamo adesso creato questo biondo che poi possiamo naturalmente variare. Andiamo sul nostro colore, guardate, spostiamo e vedete, possiamo intensificare il biondo oppure andare, vedete, anche più sul rosso e scegliere la nostra tinta dei capelli. Vedete come tutto diventa più semplice anche questo sistema. Prendiamo OK, guardate, e così poi potete scegliere un altro colore, un altro livello di riempimento tinta unita e andare avanti a tentativi fino a trovare il colore desiderato. Vedete che le tecniche possono essere tantissime, ne vedremo ancora delle altre
quindi non mi resta che salutarvi e vi rimando al prossimo tutorial. Arrivederci e a presto.